Siamo qui sulla collina Castello di Bisignano, siamo di fronte appunto al Museo della Liuteria e fra poco ci sarà un bellissimo concerto e siamo con il maestro, il professore Francesco Guido che insegna musica e che è presidente dell'Associazione Flautisti Calabresi. E allora andiamo subito alla prima domanda, come nasce questa associazione? Bene, l'associazione, come dicevo già in passato, nasce da un'idea di dare voce al flauto calabrese, e più nel modo specifico e fare studiare i nostri ragazzi in loco senza ogni volta prendere il treno e andare nelle cosiddette terre vicine, nelle regioni del nord. Per questo nasce questa associazione, il Flautisti Calabresi. Sentiamo qualche suono provenire all'interno, quindi stanno facendo delle prove, però ecco, andiamo a fare un discorso più impegnativo per quanto riguarda questi concerti che lei sta facendo, ha inaugurato una serata, un anno di concerti effettivamente. Come è venuta questa idea di portare questi concerti ad alto livello qui a Bisignano? Bene, questa è un'idea che nasce da un po' di... era dentro di me da un po' di tempo, poi con la nascita dell'associazione, il lavoro sinergico con altre associazioni del territorio calabrese, dalla Gustav Mahler dell'Alto Ionio all'Ama Calabria di Lamezia, all'associazione Quindieri, all'associazione l'associazione Flautista Reggio Calabria e altro, e quindi Bisignano non poteva non avere, rimanere fuori da questa da questi schemi, da questa circuito, da questo circuito musicale importante. Mi sembra che è stata inaugurata al Giacomo Antonio questa associazione. Sì, l'associazione è stata inaugurata il 14 gennaio 2023 presso l'Auditorium Casa della Musica del Conservatorio di Cosenza Stanislao Giacomo Antonio. E che cosa si prefigge adesso con questi concerti? Perché noi abbiamo già seguito alcune pianiste, adesso sentiamo dei flauti, però ci sono diversi strumenti che stanno arrivando, diciamo, mensilmente, perché ci sono due o tre concerti al mese, se non sbaglio. Sì, sul territorio si prevedono due concerti al mese mensili, come dicevamo appunto, per l'intero anno 2023, e la stagione è stata intitolata Castelli in Musica, ma non finisce qui perché ci sono altre iniziative, come vediamo in questi due giorni, 29 e 30 aprile 2023, una masterclass di flauto traverso che è tenuta da grandi concertisti a livello internazionale. Fammi sentire, fai un paio di note. Spieghiamo un attimo meglio, perché per i profani questo flauto traverso che significa? Allora, ci sono questi maestri che fanno lezione ai ragazzi, ai corsisti. Ci sarà la conclusione della masterclass giorno 30 alle ore 19 con un concerto dei corsisti che hanno tenuto questa master.
E ce ne saranno in futuro ancora di queste masterclass? Sì, se ne prevede una nel mese di luglio e un'altra che non si terrà sul territorio di Bisignano, ma nella Casa della Musica del Conservatorio Stanislao Giacomo Antonio, 20 e 21 ottobre, il Festival del Flauto si terrà anche in Calabria. Perfetto, quindi c'è una nuova iniziativa ancora più importante, diciamo, perché il Festival del Flauto è uno strumento che, diciamo, passa un po' in secondo ordine rispetto al pianoforte, al violino, e invece in realtà è uno strumento importantissimo il flauto. Certo, nelle nostre terre diciamo che è stato uno strumento non conosciuto tantissimo, però basta uscire poco fuori dai nostri confini ed è un flauto, ed è uno strumento conosciuto benissimo e, come si suol dire, il re degli strumenti a fiato. È una domanda personale, ma come sei arrivato a suonare il flauto, a scegliere questo strumento anziché qualche altro? Bene, da piccolo ero sul divano che guardavo la televisione, ricordo come se fosse ora, e su TG3 è uscita l'orchestra, non ricordo se era TG3 o Rai 1, l'Orchestra Sinfonica di Roma, dell'Opera, e ho visto questi flauti. Allora ho detto ai miei genitori: io voglio studiare, voglio capire che strumento è questo, e all'età di 10 anni ho intrapreso questo studio del flauto. Insomma, c'è sempre una partenza e da piccoli, insomma, uno prende la sua strada. Però ecco, secondo l'esperienza, che ormai sono anni, insomma, che insegni, che fai concerti, quindi chiaramente sei in prima persona sempre impegnato, però con gli altri strumenti come si cerca di amalgamare il flauto? Bene, ha un'importanza rilevante in tutta la musica da camere che c'è nel panorama e sui palcoscenici ormai a livello mondiale. E quindi ti aspetti almeno che su questa piazza, che è Bisignano, possa venire fuori qualche altro giovane così innamorato del flauto? Certo, già oltre che ce ne sono tanti altri, però spero vivamente che altri ragazzi intraprendano questo studio di questo meraviglioso strumento a fiato. Un'ultima cosa, giusto per concludere questa nostra breve intervista, poi, cari telespettatori, ce ne saranno prossimamente delle altre, perché noi stiamo seguendo un po' quello che è il circuito e quindi quello che sono le proposte che vengono fatte. Noi ci troviamo qui appunto al Museo della Liuteria. Il Museo della Liuteria era partito al tempo in un certo modo, adesso invece è un po' cambiato. Però ecco, l'amministrazione comunale ha dato, mi sembra che ha dato la disponibilità di usufruire di questa struttura. Che rapporti ci sono e perché è nata questa, diciamo, quest'idea di mettere assieme il privato con il pubblico? Bene, io come dicevo prima, la stessa cosa per le associazioni lavoro sinergico. Anche qui c'è stato un lavoro sinergico tra l'associazione che mi onora di essere il presidente, Flautisti Calabresi, e l'amministrazione comunale. E sin da subito l'amministrazione comunale, in qualità del dottor Francesco Fucile, ha accolto le mie richieste e il mio progetto, e sin da subito si sono mostrati i propensi a questa apertura e per questo nuovo percorso musicale sul territorio bisignanese, e loro stesso mi hanno indicato questa struttura per farla rinascere e cercarla di tenere aperta più tempo possibile, considerato il fatto che è stata per tanti anni chiusa e abbandonata a se stessa. Quindi c'è un ritorno a vivere questa struttura, c'è un ritorno, diciamo, a portare avanti un tipo di musica concertistica di un certo livello, perché noi eravamo abituati un po' ai gruppi che suonano un po' per le nostre contrade, però insomma, la musica da camera è tutta un'altra cosa. Certo, la musica, diciamo che la musica cosiddetta colta, la musica da camera, la musica classica, la musica, come si suol dire, di nicchia.
Bene, allora se è di nicchia, noi quando i nostri telespettatori vedranno questa nostra intervista possono contattare appunto l'associazione Flautisti, perché così si sapranno quante altre possibilità ci sono per venire ad ascoltare questi bei concerti. Io già ne ho filmato qualcuno e sono veramente molto molto interessanti, quindi facciamo un appello a chi ci ascolterà per quanto riguarda questa struttura, per ritornare a vivere con la musica, con questa musica di eccellenza. Io spero e ringrazio nuovamente l'amministrazione comunale e tutti i cittadini bisignanesi e non che ci seguono, e li invito personalmente a seguirci, a starci vicino, perché solo in questo modo riusciamo a ripartire e avere una crescita esponenziale sul territorio. Grazie. Bene, ringraziamo il maestro Francesco Guido. Non ci resta, sentendo un po' questi bei flauti, andare a vedere quello che stanno facendo nelle varie stanze. Ok? Bene. Andiamo.